Lambellini ha lasciato la riunione perché si registra, ho visto. Bene, allora possiamo condividere lo schermo. Bene, perfetto. Quindi da questo momento riusciamo a vedere quanti sono collegati? Mi pare già un buon numero. Sì, oltre 27 partecipanti. Bene. Cosa dici, Patrizio? Partiamo? Va bene. A te l'onore dell'avvio. Io? Di questo forum, sì. Va bene. Va. Allora, buonasera a tutti e grazie di esservi collegati. È diciamo un forum che, al quale tenevamo in maniera particolare perché viene prima della visita ispettiva che farà Europark a settembre, dopo la presentazione del nostro fascicolo di candidatura, che sapete quest'anno abbiamo accolto anche le prime indicazioni che sono venute a seguito del primo forum che abbiamo fatto, anzi il secondo, e anzi devo ringraziare tutte le associazioni e privati che hanno dato il loro contributo e ci ha consentito già di arricchire il fascicolo di candidatura con alcune idee molto interessanti. Però non ci vogliamo fermare qua perché, come avevamo promesso e detto, il nostro fascicolo è un fascicolo aperto, quindi tutte quelle proposte che sono arrivate, che non siamo riusciti a inserire nei termini di presentazione del fascicolo, le stiamo valutando e con Corrado ci siamo dati poi dei termini, una volta fatta la verifica, per arrivare all'aggiornamento periodico di quello che è il fascicolo di candidatura, proprio per consentire a tutti di partecipare a questo nostro sistema di lavoro. Cioè la CEZ deve essere una carta dove tutti si sentano partecipi, dove tutti possono dire la loro e dove poi si misura anche quello che in realtà viene realizzato o meno. Una cosa che vi devo dire, che è arrivata stamani anche con soddisfazione, è arrivata una lettera del Ministero che ha fatto un nuovo accordo con Federparchi per tutto il percorso CEZ. Sapete, qualche parco deve fare ancora la fase 1, la fase 2, e ha individuato il Ministero dell'Ambiente l'ente Parco Nazionale delle Cinque Terre come parco pilota per l'avvio della CEZ 3. E questo sono particolarmente soddisfatto perché già qualche operatore nostro ha partecipato ai primi forum della fase 3 della CEZ e quindi il nostro territorio sarà l'azione pilota per la fase 3 della CES. Quindi siamo il primo esempio italiano dove viene applicata questa metodologia. E questo credo sia molto importante anche in vista degli stati generali del turismo, che non potranno prescindere certamente dal coinvolgimento anche dei tour operator che poi vanno a, diciamo, programmare le visite sul nostro territorio. Io non andrei troppo lungo, intanto vi dico il programma, l'avete visto, in coda ci saranno tre testimonianze, le abbiamo scelte proprio anche anche i più critici, che è bene che non ce le dobbiamo sempre raccontare tra di noi, ma è bene che ci siano anche voci costruttive che nella loro critica cercano di farci capire cose che magari al momento ci possono essere anche sfuggite. Inizierei, ringrazio davvero della loro partecipazione, con i due sindaci che sono presenti anche a tutti i forum che abbiamo fatto, non ne hanno perso uno, e quindi li ringrazio personalmente perché vuol dire che anche loro si sentono parte attiva di questo percorso. E quindi darei la parola a Franco Villa del comune di Vernazza, il sindaco, per l'apertura dei lavori. Un saluto e poi passeremo al sindaco di Rio Maggiore, Fabrizio. Buonasera a tutti, Fabrizio, Patrizio, non è tanto che dobbiamo prendersi dei ringraziamenti, lo facciamo per nostro interesse, è nostro interesse partecipare qua perché parlate di noi e quindi è giusto che partecipiamo e siamo proprio contenti di poter dare il nostro contributo. Il CETA è una cosa importantissima, deve andare avanti, deve cercare di riuscire a studiare quelle cose che forse noi non riusciamo perché siamo un po', io dico, il salmastro c'è un po'.
ho temperato le nostre menti a forza di stare qua. Invece gente più libera riesce magari a vedere quello che noi non riusciamo a notare. Quindi un programma di studio che possa portare il parco e comunque di conseguenza i nostri comuni a livelli nazionali ed europei, se non addirittura mondiali, che possono portare del benessere, senz'altro ben accetto. Personalmente io un po' il pallino dei sentieri, so che certo è una di quelle obiettivi che si è prefissato, quello di mantenere il più possibile questi sentieri che fanno parte della nostra cultura. Sentieri che una volta, anni fa, uno mi aveva detto sa perché sono così belli i vostri sentieri delle Cinque Terre? Perché hanno le caratteristiche di quei sentieri delle Dolomiti, con la differenza che da una parte c'è il mare. E quindi a me mi è rimasta impressa questa definizione ed effettivamente è qualcosa di veramente di meraviglioso che noi abbiamo e che dobbiamo cercare di sfruttarlo per avere turismo. Inoltre, mandare i turisti nei sentieri, ce li togliamo di mezzo agli assembramenti delle nostre piccoli borghi, che sono piccoli e quindi sono intasati, quindi diluendoli manteniamo il numero senza creare intoppi. E quindi mi auguro e vi auguro un ottimo lavoro per portare avanti a termine questo sforzo, che poi effettivamente si tratta di uno sforzo per le nostre Cinque Terre. Grazie. Grazie Sindaco, io volevo ringraziare davvero tutti i sindaci delle Cinque Terre perché anche di domenica mandano i loro messaggi per stimolarci, no? Negli interventi, e questo ci fa piacere perché poi ci fa fare a volte anche bella figura perché lunedì eravamo già programmati magari di andare in quella zona e quindi ci piace anche fare a volte bella figura da questo punto di vista. Però è importante che il sindaco è, diciamo, quello che raccoglie più la voce, no? Del territorio, che si faccia poi portavoce, no? Di quelli che sono i sentimenti delle persone che passano attraverso la rete sentieristica, e il fatto che richiedano sempre una maggiore manutenzione vuol dire che hanno capito anche il nostro sforzo e quindi l'impegno è sempre massimo. Siamo arrivati a 13 manutentori che operano tutti i giorni sul territorio. L'obiettivo è 18. Mi auguro che con la ripresa del turismo di arrivare a questo numero, perché vorremmo proprio che i nostri sentieri accolgano sempre più le richieste di miglioramento, di trasmettere, diciamo, la loro identità a chi le percorre, e ci fa piacere che chi risiede nelle Cinque Terre le voglia in una certa maniera come se le ricordavano quando i loro nonni o i loro padri andavano su questi sentieri. Fabrizia Pecunia, sindaco di Rio Maggiore. Eccomi, buonasera a tutti. Anch'io vi ringrazio e sì, sono io che mando la domenica i messaggi a Patrizio, quindi lo confesso pubblicamente, però devo dire, colgo l'occasione per fare davvero un ringraziamento a Patrizio e a tutto lo staff del Parco Nazionale, perché il lavoro fatto sui sentieri in questi anni sta veramente raggiungendo risultati ottimali, ma soprattutto strutturali, che è quello che noi avevamo chiesto proprio come segnale. I manutentori funziona molto bene l'ufficio sentieri. E quindi il fatto di essere comunque anche noi come supervisori del territorio aiuta anche questa sinergia. Poi lo sai, Patrizio, io vado a camminare, quindi insomma amo anche proprio dare dei feedback sul campo, perché credo che poi questo sia veramente importante. Per quanto riguarda invece il forum, anche su questo, devo dire che non solo è importante l'obiettivo, anzi gli obiettivi che ci stiamo dando con questo forum, ma è molto significativo il metodo di lavoro che è stato impostato. Perché con il co confronto anche sul territorio, con le associazioni, anche come sindaco, mi sono arrivate diverse richieste che sono poi state presentate in sede di forum, quindi direttamente dalle associazioni. E io credo che il grande passo in avanti sia proprio questo, recepire dal territorio, cercare la collaborazione dal basso, perché altrimenti nessuna forma di qualità potrà essere veramente inserita nel nostro parco, perché se poi gli operatori, le persone che qui vivono, non si sentono parte integrante di un progetto più ampio e complessivo, è evidente che tutti gli sforzi che noi facciamo come
istituzioni poi vanno così, vanno a cadere. Quindi questo progetto rappresenta dal mio punto di vista la svolta che può avere il Parco Nazionale delle Cinque Terre, perché qui noi raccogliamo quelle che sono le istanze del territorio, ci diamo degli obiettivi reciproci per raggiungere veramente il livello più alto possibile. Avete parlato di governance del turismo, degli stati generali del turismo. Io sto chiedendo con forza da tempo questa piattaforma. Credo che il forum CEZ e quello che uscirà da qui saranno elementi fondamentali per disegnare il parco del futuro. Abbiamo tanto lavoro da fare, ma abbiamo tutte le competenze, le professionalità e la voglia delle persone che qui vivono e qui lavorano di costruire un modello di sviluppo diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo, quindi buon lavoro a tutti noi e insomma possiamo aprire, direi, con entusiasmo anche i lavori di questa giornata. Grazie. Grazie Fabrizia, scusate ma sta passando un merci e io sono qui alla finestra della stazione e quindi non sentivo niente. Comunque grazie Fabrizia anche dei messaggi della domenica, poi la mia non era una battuta ma è un ringraziamento davvero. Chiunque riesce a darci un messaggio costruttivo per noi è importante, perché da soli non ce la possiamo fare, quindi siamo un po' come l'Italia, o si fa squadra o non si vince, ecco, anche se siamo meno forti si riesce a vincere lo stesso. Adesso entriamo un po' nel vivo della sezione. Intanto volevo fare una comunicazione di servizio a Enrica, perché Martini si è collegato col pubblico, quindi non ha usato il link del relay. Eccolo, è arrivato anche Martini col link dei relatori. Perfetto, allora siamo tutti, benissimo. Entriamo nel vivo del forum. Quindi si passa alla prima sezione, l'attività di verifica. Abbiamo anticipato che il 13 e il 14 settembre, quindi una settimana prima degli stati generali del turismo, avremo la visita ispettiva che riguarda la candidatura, il riconoscimento della candidatura CEZ del parco. Quindi questo ci fa piacere che sia in così breve tempo l'occasione per metterci in gioco. Uno dei temi che loro andranno a verificare è proprio la rete sentieristica. Mi hanno chiamato, ci siamo sentiti ieri, quindi hanno visto dal fascicolo di candidatura questa novità rispetto alle pratiche che avevamo individuato nella precedente candidatura, e quindi avremo l'occasione anche a loro di far vedere quello che è il nostro lavoro. A questo punto darei la parola a Corrado Teofili di Federparchi, che è il nostro referente di Federparchi, e colgo anche qui l'occasione per ringraziare Federparchi, il presidente Corrado, tutti i suoi collaboratori, perché anche questo riconoscimento che abbiamo avuto nasce da un accordo Ministero Federparchi, no? È stato siglato il nuovo protocollo per la CES per i prossimi 5 anni, e credo che la nostra candidatura nasca anche da un confronto che Federparchi ha avuto col Ministero rispetto un po' anche all'andamento che la CES sta avendo nelle altre aree protette. Quindi Corrado ci parlerà dell'attività di verifica, e Europark ha già espresso alcune osservazioni, no? Sul nostro piano al quale dobbiamo rispondere. E quindi Corrado ti do la parola. Grazie mille direttore, infatti porto, ecco, come prima cosa i saluti del presidente Sammuri, che purtroppo è impegnato nel suo parco. Oggi aveva un'inaugurazione proprio in contemporanea con questo orario e quindi non riesce a partecipare. Lui di solito, ecco, riesce a esserci quasi sempre, ma non sempre. E diciamo il mio ruolo adesso è quello di fare un po' lo spaventapasseri, o comunque la persona che in qualche modo mette paura rispetto a quello che sarà l'ultimo passo, se volete. Diciamo che viviamo da qualche giorno in una continua metafora calcistica, la finale vera e propria
diciamo, di tutto il percorso, perché finora abbiamo appunto inviato, preparato, coinvolto, inviato tutti i materiali, coinvolto tutta una serie di persone interessate che continuano anche ad aumentare. Quello che c'è rimasto, diciamo, da fare con successo è la verifica finale. Io conosco bene, ma il verificatore sarà una persona di Europark a venire in visita il 13 e 14, sarà Giacomo Benelli, che è stato anche fino a qualche mese fa responsabile per Europark della carta, quindi è una delle persone a livello europeo anche più esperte rispetto ai processi, è da molto tempo, diciamo, un valutatore di Europark che, appunto, che viene coinvolto e al cui viene richiesto di effettuare queste visite di verifica. È anche uno dei pochi ad aver bocciato delle aree protette in Italia e non aver concesso la carta, diciamo, nel corso delle sue verifiche negli anni passati. Quindi, insomma, poi è una persona invece d'altra parte molto cordiale, molto simpatico, molto alla mano, però insomma è uno che è abbastanza esperto nelle questioni legate alle verifiche. E brevemente, anche se poi il dettaglio rispetto a quella che sarà il programma della visita sarà ovviamente definito e deciso fra Parco ed Europark, quindi è la persona incaricata per la verifica, però in senso generale, considerato che di solito il verificatore dà delle indicazioni di massima rispetto a come deve essere organizzato il programma e in qualche modo si affida all'organizzazione del parco per quello che riguarda i dettagli di tutta le due giornate di verifica, e magari, ecco, condivido con voi qualche esperienza personale e qualche suggerimento che può essere interessante rispetto all'organizzazione del programma, perché molto spesso, diciamo, io ho collaborato anche i programmi sostenendo appunto le varie aree protette, qualche volta ho partecipato anche alla verifica sul campo, insomma non so se quest'anno ci sarà la possibilità, anche dipende, ecco, tutto dall'organizzazione eccetera eccetera, anche dalle norme che ci saranno in quel periodo. La prima, quindi, quello che farà il verificatore, chiederà al parco di organizzare, dando qualche facendo qualche richiesta e chiedendo qualche aspetto in particolare, magari qualcuna delle azioni da svolgere, il verificatore chiede di organizzare un programma. E primo suggerimento, ricordatevi che la visita non è una visita turistica nell'ambito della quale bisogna valorizzare il Parco delle Cinque Terre, primo perché non ce n'è bisogno, secondo perché appunto l'obiettivo principale è di riuscire a capire come la carta ha funzionato negli anni passati e come la carta è stata e vuole essere applicata negli anni futuri. Quindi la verifica è soprattutto la verifica del piano e delle azioni di piano. Quasi tutte le attività che verranno proposte nel programma devono fare riferimento al piano d'azione della carta. Quindi se si va a visitare un operatore, deve essere un operatore coinvolto nella carta. Se si va a visitare un luogo, magari, ecco, uno dei sentieri, deve essere un sentiero che in qualche modo è interessato da una delle attività proposte. Se si va a visitare una struttura, magari deve essere la struttura che in futuro diventerà l'ostello o che so io, insomma, in modo da utilizzare ogni momento anche da un punto di vista descrittivo delle azioni di piano. E ovviamente tutti i soggetti coinvolti devono essere, poi magari facciamo insieme al ridosso della visita anche un'altra riunione un po' con tutti i soggetti coinvolti, però tutte le persone coinvolte devono essere abbastanza consapevoli, non esperte, ma insomma consapevoli sia della applicazione della carta, sia delle attività più o meno, almeno per quanto di propria competenza, svolte nell'ambito del precedente quinquennio, e anche delle attività che li vedranno coinvolti nei 5 anni successivi. Diciamo, ecco, non deve capitare che
un operatore locale chieda al verificatore che cos'è la carta, perché non ci facciamo una bella figura, e è successo in altri parchi, insomma, che ci fosse questa domanda, perché una delle domande classiche che il verificatore fa sempre a tutti è: che cos'è secondo te la carta, che cosa ti aspetti da questo processo? E diciamo un minimo di risposta ci deve essere, insomma un minimo di consapevolezza rispetto alla risposta. Sono molto contento che siano, che partecipino oggi anche qualcuno dei sindaci dei comuni, perché è molto importante, se c'è la possibilità, organizzare o un incontro con gli organi del parco e di sindaci, quindi diciamo parco e comunità del parco, tanto per dire, in modo da dimostrare, appunto come stiamo dimostrando nel corso della riunione, l'interesse e la partecipazione anche degli enti locali a tutto il percorso. Quindi poi ecco, decidete voi e decideremo insieme se nell'ambito del programma vogliamo organizzare un incontro magari presso la sede del parco al quale partecipano i sindaci, oppure magari se vogliamo fare una cosa mista, un incontro al quale partecipano alcuni dei sindaci, e poi quando si fanno i sopralluoghi nei vari comuni, magari viene coinvolto anche il comune in una delle soste che il verificatore chiederà di fare, che voi proporrete al verificatore di fare, perché appunto c'è grossa libertà per il parco a coinvolgere i soggetti diversi, e quindi il suggerimento è quello di coinvolgere ovviamente i soggetti e le situazioni che fanno fare più bella figura, detto fra noi. Può essere una buona idea quello di coinvolgere qualcuna delle strutture anche per quello che riguarda il pernottamento dei, non so quanti giorni, ecco, sono 2 giorni, penso che almeno 2 o 3 notti si fermerà, quindi è utile coinvolgere anche qualche operatore locale competente e bravo nei pernottamenti del valutatore. Anche quello per lui sarà un'occasione in qualche modo per chiedere magari a colazione o comunque quando ha un momento, diciamo, più libero, magari per chiedere a quel singolo operatore come stanno andando le cose. E un aspetto anche importante riguarda in generale i pasti, anche se essendo, siccome siamo in un parco, diciamo, in cui in un parco che non è del sud, quindi c'è un'idea anche dei pasti che è un po' più moderna rispetto a quello che è successo in qualche parco nel sud Italia, dove ci sono stati una specie di pranzi di matrimonio della durata di ore, che però dal punto di vista del valutatore fanno perdere tempo rispetto al resto. Può essere una buona idea quella di magari utilizzare soprattutto le cene per magari valorizzare degli aspetti che possono essere o legati al piano o legati alla cultura locale, se c'è per esempio qualche gruppo musicale da coinvolgere, o ecco, mi veniva in mente rispetto al piano che abbiamo fatto, magari potrebbe essere simpatico organizzare una sessione coinvolgendo la sommelier che ha proposto una delle azioni del piano, e magari parlare qualche minuto dei vini delle Cinque Terre, caratteristiche eccetera eccetera, ma è anche un modo per far vedere poi quale sarà l'azione inserita nel piano. È importante temperare abbastanza bene sia gli aspetti terrestri che quelli marini, quindi potrebbe essere una buona idea quella di coinvolgere qualcuno dei pescatori o delle realtà, diciamo, marine coinvolte nel piano, magari per fare qualcuno degli spostamenti fra i comuni, o per ecco, magari fare un'attività che possa essere anche lì momento di descrizione di quella che sono le attività all'interno del piano. Una parte della valutazione, ma in questo diciamo penso la responsabilità sarà soprattutto di Enrica, sarà riferito anche alla valutazione, seppure abbiamo mandato i documenti rispetto alla valutazione delle attività svolte in passato, ma poi ci sarà un momento di
valutazione del percorso fatto. In generale, diciamo, il programma inizia e finisce con due riunioni un po' più tecniche, la prima delle quali appunto è all'arrivo e nella quale si racconta da una parte nel dettaglio quale sarà il programma e si parla anche, diciamo, delle esperienze fatte e del monitoraggio fatto nel corso degli anni precedenti. Così come pure sempre c'è una riunione alla fine, proprio in conclusione di tutta la visita, nell'ambito della quale il valutatore comincia già a dare delle indicazioni per quelle che potrebbero essere diciamo migliorie o suggerimenti rispetto a attività da o realizzare in maniera leggermente diversa, o magari dei attività o contatti che potrebbero essere avviati o attivati nell'ambito del piano. Poi penso ci sarà occasione anche di parlare di quello di cui parlava il direttore, quindi dell'avvio anche della parte 3, e ecco, poi magari possiamo dare un po' più di spazio, no, un po' di spazio nell'ambito delle azioni anche a raccontare, insomma, quella che può essere l'applicazione come modello, fra virgolette, anche a livello nazionale della parte 3, cioè della parte 3 della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Diciamo, queste sono un po' le suggerimenti rispetto alla definizione del programma. Poi, insomma, ecco, a settembre definiremo meglio e nel dettaglio tutti gli aspetti, però ecco, un po' tutti i partecipanti anche alla riunione di oggi, siate pronti per l'arrivo della verifica e siate pronti quindi poi a festeggiare nel corso dei mesi successivi sia il riconoscimento sia quindi poi anche la partecipazione. Quest'anno speriamo che si possa fare la cerimonia a Bruxelles a fine anno per festeggiare tutte le aree che hanno ottenuto o rinnovo o la prima certificazione CEZ a livello europeo. E con questo ho detto tutto. Ovviamente rimango a disposizione se c'è qualche domanda ora oppure nei giorni successivi da parte dell'ente o di chiunque sia interessato a fare domande. Grazie. Grazie Corrado, sei stato esaustivo anche su come dobbiamo affrontare, diciamo, la visita ispettiva. Non è la nostra prima visita, il verificatore è quello che era già avvenuto anche nel 2015, quindi conosce bene la nostra realtà, ha già visto diverse cose nostre e infatti parlandoci al telefono mi diceva che voleva vedere cose complementari, no, a quelle che aveva già visto, quindi diciamo non partiamo poi così sprovveduti, ma cerchiamo panino al sacco, come dicevi, e il giorno cerchiamo di acquistare tempo prezioso. Adesso do la parola a Erika Maggiani, che è la nostra consulente CES, che segue, diciamo, il nostro mastino attaccato alla caviglia di Federparchi per arrivare in fondo all'Europark. Ci racconta un po' il primo feedback che ha avuto Europark rispetto al piano che abbiamo presentato, le osservazioni fatte e al lavoro che dobbiamo fare da qui a settembre. Ti do la parola, Erika, grazie. Sì, bene, bene, grazie Patrizia. Allora, intanto una nota di servizio: anche in questo incontro, come in quello precedente, c'è la possibilità per coloro che partecipano come spettatori, invece noi vogliamo che siano partecipanti attivi, c'è la possibilità di interagire inviando messaggi nella chat che poi verranno acquisiti, come è successo la volta scorsa, e per noi sono e rimangono un materiale prezioso per proseguire nel nostro lavoro, che è proprio di elaborazione, di raccolta e di elaborazione delle indicazioni che provengono dagli operatori del territorio. Molto in breve, il documento, cioè il nuovo piano d'azione che abbiamo largamente condiviso con gli operatori, con i portatori di interesse nel forum precedente, è stato trasmesso a Bruxelles il 28 maggio. Neanche un mese dopo, il 22 di giugno, è arrivato questo commento accurato, preciso, non banalmente celebratorio, ma nel quale ci hanno chiesto, hanno evidenziato dei punti sui quali dobbiamo fare meglio,
fare di più e che noi abbiamo interpretato come un invito gradito, direi. Primo tra tutti, spiegare come mai ci sono state rispetto al piano precedente delle azioni che non hanno avuto un pieno successo. Fin dalla presentazione del monitoraggio che è stato fatto nel primo forum a dicembre 2020 sono state individuate delle azioni che per qualche ragione, adesso non voglio ritornare su questo, però è stato approfondito, non hanno avuto in parte o in tutto il successo atteso. E quindi qui ci viene chiesto di riflettere meglio, di capire, di spiegare meglio che cosa è successo. Per noi è un indice di grande serietà da parte del nostro interlocutore il fatto che ci vengano fatti questi appunti. Un'altra osservazione importante è stata sull'ampiezza delle consultazioni che vengono fatte sistematicamente nel territorio del parco e specificamente sono state compiute per l'elaborazione del piano d'azione. Quindi maggiori informazioni, sapere meglio come funziona questo meccanismo. E appunto questa è una risposta che stiamo elaborando perché noi sappiamo bene come funziona, forse non l'abbiamo spiegato abbastanza bene. Questa è una delle ragioni per cui oggi è invitata anche la diciamo responsabile dell'ufficio del sito UNESCO, Nicoletta Portunato, che ci parlerà di come l'attività sempre in progress del sito UNESCO ha elaborato e continua a elaborare degli strumenti per la partecipazione e per la condivisione, che non sono esattamente gli stessi strumenti e gli stessi scopi perseguiti dal processo, dal procedimento CEZ, ma sono sinergici e complementari. E quindi è importante sottolineare che il parco ovviamente non è un'isola né rispetto al territorio ma né rispetto all'estensione delle esperienze, ma c'è una, come dire, correlazione, una condivisione di scopi e di strumenti. Altro vorrei dirvi, però il tempo stringe, non voglio sottrarre tempo agli altri interventi, e vorrei invece darvi un feedback più nostro sul lavoro che avete fatto voi, cioè i portatori di interesse e gli operatori. Le proposte che sono giunte di azione da inserire nel piano sono state 23 in tutto, non poche, di cui una era un doppione, qualcuno che probabilmente si è sbagliato, ha cliccato due volte, ha mandato due volte lo stesso form. Abbiamo usato questo strumento del Google Form per raccogliere le vostre proposte che si è rivelato efficace, sintetico ed efficace. Tranne una proposta che purtroppo è arrivata fuori tempo massimo, le altre sono state raccolte positivamente e sono state inserite nel piano. L'azione di ascolto e di raccolta di progettualità, di proposte di azione non finisce qua, ma deve accompagnare tutto il ciclo di vita dell'iniziativa CEZ, quindi andrà avanti. Ugualmente durante il forum sono arrivate delle osservazioni che poi sono state sistematizzate in un documento più discorsivo che hanno contribuito ad arricchire il nostro piano. Ecco, quindi un bilancio da questo punto di vista direi positivo anche nelle, come dire, gentilissime critiche che ci sono state rivolte da Bruxelles. E ora appunto l'intervento di Nicoletta, che è una collega ed amica, è finalizzato a questo, quindi lei spiegherà meglio di come ho fatto io qual è il meccanismo, diciamo, di correlazione tra sito UNESCO e la filosofia CEZ. Grazie. Buonasera a tutti, grazie Enrica della presentazione. E grazie per l'invito. Sì, mi è stato chiesto di parlare un pochino, di provare a parlare un pochino della necessità e dell'opportunità e delle metodologie di una consultazione che sia il più consolidata e il più permanente possibile. Io inizierei a parlare di questa tematica, intanto raccontandovi un po' chi siamo come sito UNESCO, ma molto, 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 molto brevemente. Allora, il sito UNESCO Porto Venere Cinque Terre Isole, che territorialmente più o meno comprende il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre più il Parco regionale di Porto Venere,
a seguito della sottoscrizione di accordi e di protocolli d'intesa, da circa 3 anni, ormai ci stiamo avvicinando al terzo anno, si è dotato di una struttura di gestione, di una cosiddetta governance, che è articolata in diversi organismi permanenti composti da diversi soggetti firmatari, perché i soggetti responsabili del sito UNESCO Porto Venere Cinque Terre sono tantissimi. In primo c'è il Ministero della Cultura, poi c'è Regione Liguria, c'è la sovrintendenza che partecipa in alcuni degli organismi che poi vi andrò a raccontare, poi ci sono i ruoli fondamentali del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dal Parco Regionale Naturale di Porto Venere, e ci sono i 9 comuni che fanno parte territorialmente del sito UNESCO. Quindi ci sono i comuni della Spezia, di Porto Venere, di Rio Maggiore, di Vernazza, mi chiedo scusa ai sindaci che sanno benissimo qui presenti, che sanno benissimo di cosa sto parlando, di Monterosso, di Pignone, di Levanto, di Riccò, di Beverino. Quindi diciamo le istituzioni che sono responsabili del sito UNESCO Porto Venere Cinque Terre Isole sono molte. E quindi da 3 anni tutti questi soggetti hanno costituito la governance del sito ed ha istituito diversi organismi permanenti. Il primo è il Comitato di Coordinamento, che è un organismo di indirizzo e di controllo volto ad assicurare l'efficacia gestione del sito. Mi preme ricordare che il ruolo più importante del sito è costituito dal site manager, che è in questo momento rappresentato dal presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, dottoressa Bianchi, e che con una turnazione annuale si alterna il ruolo con il sindaco del comune di Porto Venere in quanto presidente del Parco Naturale Regionale di Porto Venere. Oltre al comitato di coordinamento, naturalmente c'è l'ufficio del sito, che ha il compito di dare attuazione alle attività comuni, con funzioni operative di attuazione degli indirizzi del comitato di coordinamento e di dare quindi attuazione al piano di gestione del sito. Per fare questo, l'ufficio del sito si avvale della collaborazione strettissima del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo, che è costituito da tutti i funzionari tecnici, compreso anche il nostro direttore Patrizio Scarpellini, di tutti gli organismi che vi ho prima citato. Naturalmente ho una segreteria tecnica, eccetera, eccetera. Questo perché, oltre a presentare la governance del sito, ve lo sto citando, perché, come è facilmente intuibile, la consultazione da un punto di vista istituzionale con la struttura di gestione del sito è ampiamente radicata e sta funzionando molto bene. Tanto che il Centro proprio del Patrimonio Mondiale ci ha chiesto di raccontare la nostra esperienza come buona pratica di governance all'interno di un progetto internazionale. La nostra esperienza di governance ha avuto moltissimo successo e moltissime altre nazioni di altri continenti ci stanno contattando per approfondire i temi del nostro sistema di gestione. Naturalmente da circa 3 anni, come vi ho detto, la struttura ha cominciato a lavorare molto fattivamente e abbiamo portato avanti molte attività e mentre portiamo avanti alcune delle attività ci siamo resi conto che era necessario ampliare la platea delle consultazioni. In questo, per esempio, abbiamo portato avanti, probabilmente alcuni degli operatori a voi collegati si ricorderanno quel momento che è stato portato avanti a fine del 2019, inizio del 2020, mentre stavamo portando avanti uno studio che era l'approfondimento dell'analisi dei valori del sito e quindi del nostro territorio, abbiamo organizzato dei tavoli partecipativi sul territorio, durante i quali siamo riusciti a lavorare, a collaborare e a far lavorare soprattutto, sono andata a fare i conti prima di questo intervento, abbiamo lavorato con 57 associazioni del territorio.
I risultati di questi tavoli partecipati e quindi di questo ampliamento della platea della consultazione è stato veramente un grande successo, soprattutto per gli obiettivi che ci eravamo dati e per i risultati delle analisi che stavamo andando a fare. E tanto che questa consultazione è stata ha ricevuto il plauso proprio anche dal Centro del Comitato del Patrimonio Mondiale. Quindi dopo questa esperienza, e naturalmente ce ne abbiamo portati avanti altre con, diciamo, allargando la platea dei soggetti interpellati, quindi la platea degli stakeholder, ci siamo resi conto proprio come sito UNESCO, e naturalmente parlo anche per il parco, di questa opportunità, cioè che ampliare la partecipazione è veramente un obiettivo che dobbiamo prefiggerci. E quindi abbiamo cominciato a pensare come poter fare. E l'occasione ci è stata fortunosamente venuta, la fortuna ci è venuta incontro, perché sempre il Centro del Patrimonio Mondiale ha organizzato un altro progetto a livello internazionale che si chiama Fase Pilota di Heritage Place Lab, che vuole essere una nuova attività incentrata sul rafforzamento appunto delle reti attraverso la ricerca e la gestione dei siti. Il fine è quindi di questo progetto è quello di sviluppare programmi di ricerca basati sulla pratica per i siti. E quindi sono stati invitati ricercatori e gestori dei siti del patrimonio mondiale sono stati invitati a lavorare insieme per collaborare in gruppi di ricerca pratica. E l'obiettivo proprio di ogni gruppo di ricerca pratica è quello di definire un programma di ricerca che venga applicato ad un sito UNESCO. Il tema che il nostro gruppo di ricerca pratica, prima di dire qual è il tema, dico da chi è formato. Il sito UNESCO ha presentato la propria candidatura alla partecipazione a questa fase pilota di questo progetto mondiale. La candidatura è scaduta il 30 agosto e entro la fine del mese di luglio sapremo se il nostro sito ed il nostro gruppo di ricerca pratica inizierà questo lavoro che durerà un anno. Nel gruppo di ricerca pratica fanno parte, oltre alla sottoscritta, appunto, che sono la responsabile dell'ufficio del sito UNESCO, il nostro membro del gruppo di lavoro tecnico amministrativo del parco, il dottor Perrone, un mio collaboratore che è membro di ICOMOS, il dottor Marchese, e un rappresentante del Ministero della Cultura, insieme a quattro ricercatori. Quindi abbiamo coinvolto un istituto di ricerca che è Links Foundation di Torino. Hanno chiesto la nostra collaborazione, quindi a partecipare al nostro gruppo di ricerca, tre università, che è l'Università di Parma, col Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, l'Università di Roma III, con il Dipartimento di Architettura ed Urbanistica, l'Università Magna Grecia di Catanzaro, con il Dipartimento di Legge, Economia e Sociologia. Quindi questi gruppi di ricerca pratica costituiti da 8 persone, se la nostra candidatura verrà accettata, inizierà a lavorare e a collaborare con tutti gli altri gruppi di ricerca di tutti gli altri siti UNESCO che si sono, messi in collaborazione con altrettanti istituti di ricerca. Il tema che noi abbiamo proposto e che appunto speriamo di iniziare a lavorare, il tema sul quale speriamo di iniziare a lavorare, è il tema proprio appunto quello di trovare una metodologia sistematica, definita, scientifica, efficace e facilmente applicabile alla gestione del nostro territorio, quindi alla gestione del sito UNESCO, molto più condivisa, perché da un punto di vista istituzionale la partecipazione dal nostro sistema di governance, dove naturalmente il Parco Nazionale delle Cinque Terre fa parte, è ampiamente garantita. Dove vogliamo andare a
intercettare in maniera permanente, con una consultazione permanente, tutti gli stakeholder e tutti gli attori sociali del territorio, quindi le varie associazioni, fino ad arrivare anche agli ordini professionali insomma, e chi andremo ad individuare, per far sì che questa amplissima platea degli stakeholder entrino sempre più nei processi decisionali del nostro territorio. Io direi che naturalmente speriamo di vedere accettata la nostra candidatura, e quindi più o meno tra un annetto, se le cose andranno bene, naturalmente ci sarà l'occasione, non so se di nuovo in un forum per la Carta Europea del Turismo Sostenibile, ma sicuramente per parlare con molti di voi dei vari metodi che sono stati analizzati, studiati, e che quindi poi insieme sceglieremo quali sarà la metodologia più efficace da applicare al nostro territorio. Grazie. Bene, grazie Nico della chiarezza con cui hai un po' introdotto anche il tema del sito UNESCO. Quindi io direi a questo punto di passare alla parte conclusiva del forum, che sono un po' i contributi di chi ha già partecipato al forum e chi già, diciamo, si è in qualche modo messo in gioco e ha cercato di contribuire nelle varie fasi che abbiamo avuto, dal bando ZEA, che è stato quello, diciamo, che per la prima volta ha consacrato, diciamo, chi ha sposato questa carta nella fase 2, cioè la parte volontaria, rispetto a avere questo riconoscimento di questa premialità nell'ambito del bando che è uscito dal Ministero e che è in fase di conclusione, quindi a breve riceverete poi i contributi che avete richiesto. Sappiate che il nostro territorio è quello che ha avuto il maggior numero di richieste di contributi, quindi per noi è una soddisfazione, vuol dire che l'accesso è stata capita, e quindi non è che uno ha fatto l'accesso perché è uscito il bando ZEA, ma ce l'avevate già e quindi avevate già sposato un progetto prima al quale credevate, quindi credo sia stato un risultato importante. E quindi delle tre testimonianze io inizierei dal direttore di Concommercio, Roberto Martini, che ha avuto un ruolo fondamentale in questa fase del bando per far conoscere meglio la CEZ che a quegli operatori che non si erano avvicinati in una prima fase, e soprattutto quella categoria, i ristoratori, i commercianti, no? Che erano rimasti un po' marginali a questa Carta Europea del Turismo Sostenibile, che invece si sono accorti che se facciamo squadra, facciamo sistema, anche loro possono dare il loro contributo e partecipare. Colgo l'occasione che proprio grazie a uno degli incontri che abbiamo avuto da Roberto è nata l'idea di inserire, di fare una specie di piedistallino con i due QR code, uno per acquistare online le carte e uno per scaricare l'app dei sentieri. E quindi credo che siano due cose importanti, perché a volte trovo davanti alle accoglienze delle file enormi di persone che giocano col telefonino. Invece di giocare si potrebbero fare tranquillamente i biglietti che servono e quindi risparmiare tempo prezioso. E poi soprattutto dare spazio alla nostra nuova app della rete sentieristica, che è in piena sintonia con quelli che sono gli obiettivi della nuova carta che andiamo ad approvare. Roberto, a te la parola. Buonasera a tutti, grazie dell'invito che mi è stato dato da parte del parco. Allora, io prima di arrivare al dunque, a parte che molte cose le hai appena detto tu, Patrizio, quindi sai bene quanto ci abbiamo lavorato anche sulla questione del bando ZEA. Però una premessa prima volevo fare, perché essendo direttore di un'associazione provinciale, quindi quando parlo di Confcommercio La Spezia, è vero che abbiamo aziende all'interno del territorio delle Cinque Terre, ma abbiamo molte aziende anche in tutta la provincia. Ed è effettivamente valido dire che grazie al Parco delle Cinque Terre, al Parco Nazionale delle Cinque Terre, una crescita forte del turismo c'è stata.
Quindi è fondamentale mantenere il parco perché è fondamentale sfruttare al meglio tutte queste opportunità, perché è un vantaggio notevole per le nostre imprese. Detto questo, noi abbiamo gli operatori anche del parco delle Cinque Terre, che sono imprese che hanno veramente a cuore il proprio territorio. È vero che fanno anche economia, quindi lavorano in un territorio e lavorano in modo tale di poter portare a casa i soldi per il mantenimento della famiglia e non solo, ovviamente, ma sono persone che hanno veramente a cuore il parco. E quindi ancora prima del bando ZEO molti si sono legati al mondo, diciamo così, della CET, proprio perché hanno visto in questa carta europea del turismo sostenibile qualcosa di utile per far crescere la propria azienda, ma soprattutto far crescere il proprio territorio. E come hai appena detto anche tu, Patrizio, effettivamente ci sono state delle aziende che, non essendo state coinvolte, e non erano state coinvolte perché non erano nel campo della recettività o della ristorazione, dove si è stato dato priorità, ovviamente, non ci sono rimaste bene. Non sono rimaste bene perché avrebbero voluto anche loro in qualche modo contribuire a far parte anche loro della CES. Mi riferisco, per esempio, faccio nome e cognomi, così almeno diciamo anche come chi sono certi personaggi, come il nostro presidente delle Cinque Terre, Gianni Bellingeri, è uno di quelli che ci tiene parecchio. Lui ha un panificio e dice: ma perché la focaccia? Perché certi prodotti che facciamo non possiamo anche noi come impresa essere coinvolti anche noi nella CES? Quindi questo semplicemente per dire che effettivamente ci sono molte persone, molti imprenditori che hanno a cuore il proprio territorio e hanno piacere di essere coinvolti fin dall'inizio, non vedere come un'azione che piove dall'alto, ma vedere proprio fin dall'inizio il coinvolgimento su questa operatività, come del resto avete fatto e state facendo con questi forum. Cosa dire? Effettivamente il bando ZEA, oltre a dare premialità per chi aveva già creduto nei confronti della CES e quindi aveva già fatto tutto l'iter per poter arrivare lì, si è aperta un po' ulteriormente coscienza da parte di tutte le imprese che la qualità può portare anche della premialità. Questo quindi ha fatto sì che altre persone, non potendo gestire subito la CES, magari si sono buttati su altri tipi di certificazione, tipo la ISO 14001 e altro, ma tutta l'intenzione è quello di ricongiungersi poi in qualche modo, vedremo che forma e quant'altro, a quella che in realtà è la CES. Quindi io sono ben contento che l'Europa possa dare tutto l'appoggio necessario e tutto quello che serve per poter ottenere per il parco la CES, ma soprattutto quello che mi fa ben sperare è che ci sia, vedo del resto, una forte volontà da parte delle imprese di voler aderire a questa CES. Certo, sono tante le imprese nel nostro territorio, è vero quello che diceva Patrizio prima. Le Cinque Terre sono state quelle che hanno raccolto di più anche dal bando ZEA, sono state quelle che hanno fatto più domande in assoluto, i contributi che arriveranno saranno effettivamente importanti per il nostro territorio delle Cinque Terre. E quando però ci sono tante persone, non sempre tutti sono d'accordo, hanno piacere di sottostare a determinate cose. Quindi quando si fa un qualcosa nascono sempre delle critiche, ma nella maggior parte delle cose abbiamo visto che c'è positività nella volontà di far sì che la CES sia qualcosa che sia un valore aggiunto proprio come missione per il Parco delle Cinque Terre. Quindi io vi ringrazio ancora per l'invito e lascio a voi la parola. Grazie. Grazie Roberto del tuo contributo. Adesso do la parola a Gianni Cappellini, che è presidente del Consorzio in Manarola. Vai Gianni. Grazie a tutti per questa opportunità e grazie per l'invito. Volevo riepilogare un pochino me stesso prima che... Gianni, ti sentiamo male, scusa, puoi parlare... Provo a avvicinare. Meglio? Meglio? Va meglio? Un po' metallico. Che te devo, sarà la linea.
Posso fare abbassare il volume? Prova a togliere il video, magari. No, magari abbassare il volume. Sì, proviamo, dai. Hai comprato un microfono cinese, lo vedi? Sì, guarda cosa succede. Va meglio? Sì, un po' meglio. Ok, va. Benissimo. Volevo provare a dirmi così, a ripetere a me stesso, senza pretendere di ripetere agli altri, un pochino cos'è la CES. La CES è questo certificato che abbiamo avuto, è il riconoscimento dell'adesione a una procedura. Dell'adesione a una procedura che si basa su un documento, che è appunto la Carta Europea del Turismo Sostenibile, che alla fine, comunque la leggiamo, ha sostanzialmente quattro obiettivi. I quattro obiettivi sono che è una carta rivolta principalmente alle attività economiche, sono che le attività economiche si devono sostenere per lungo tempo, quindi è una carta fatta per dare la possibilità di avere reddito per lungo tempo. È una carta che ha l'obiettivo della sostenibilità ambientale, vuol dire che l'impiego dell'ambiente che viene fatto per garantire il successo economico delle aziende deve avvenire in modo da non deturpare il patrimonio ambientale, perché se decade questo, decade la possibilità che lo sviluppo prosegua. È una carta che va a cercare anche la soddisfazione del turista, quindi questo è molto importante, e la cosa più importante, la dico per l'ultima, è la carta che va a cercare la soddisfazione dell'abitante, perché le tre cose di cui sopra, se non c'è la soddisfazione dell'abitante, ben difficilmente si possono, credo, raggiungere. Ora, questa cosa qua, che mai vista, che è la pandemia Covid, ha avuto purtroppo il vantaggio in un certo senso di andare a ridurre tutti gli impatti che le attività economiche avevano sul territorio, che non si confacevano alla carta della sostenibilità, alla carta CES, perché pur uscendo difficoltà economiche per le microaziende, la pandemia ha tolto per un paio d'anni almeno queste surfettazioni overtourism che avevano già un pochino messo in crisi il sistema, e questo dà a tutti noi, e la CES può esserne un valido strumento, la possibilità di vedere, di fare qualcosa, di tentare qualcosa per ridurre gli errori che sono stati fatti in passato. Mi sono dato un'occhiata a un documento che ho trovato molto interessante, che è il piano delle azioni, per il quale faccio i complimenti all'architetto Enrico Maggiani, che ho trovato veramente ben predisposto, chiaro e comprensibile. Mi sono ritrovato immediatamente in tante cose. Mi piace citare l'idea del canoa sharing. Mi piace citare che finalmente vedo scritto da qualche parte un impegno per la gestione dell'overtourism. Mi piace citare e vedere che lì è stato inserito l'idea 5 Terre Loves Local, cioè una rete circolare di microaziende, perché il nostro è un tessuto economico fatto di microaziende, alle quali aggiungerei, come abbiamo avuto occasione di ripetere in altra sede, magari in quel contesto potrebbe esserci l'opportunità per inserire delle iniziative, delle azioni, dei riferimenti per fare in modo che anche le microaziende abbiano accesso a finanziamenti che diversamente come singola microazienda non avrebbero. Quindi è una cosa che trovo molto positiva. Mi è veramente molto interessante l'idea che si tende a, la parola giusta non mi viene, a insegnare, si intende a far conoscere meglio a chi, in particolare parlo della ristorazione,
a chi ha il contatto diretto col cliente che è seduto al tavolo, si deve far ignorare la capacità di proporre il vino nelle 5 terre, di conoscere le caratteristiche, e quindi questo va tutto nel verso positivo. Ma tutto questo sforzo, a mio giudizio, rischia di, tra poco o tanto, tra un anno, qualche mese, due anni, non si sa, perché il futuro è alquanto incerto, tutto questo sforzo rischia in qualche modo di essere così poi ricompromesso dal fenomeno dell'overtourismo, se non si riesce a mettere un freno a questa cosa, e l'iniziativa, diciamo, di 25 milioni di finanziamento per fare per la città di La Spezia, che, diciamo così, porta in periferia i flussi turistici che vengono a gravare sui nostri 5 piccoli paesi senza coordinarsi con le 5 terre, è un pessimo segnale di quello che potrà venire dopo. E se non si riesce appunto a evitare questo fenomeno, anche il discorso Cezzer, al quale tutti aderiamo, diciamo, con entusiasmo, potrebbe venirne compromesso. Ho sentito prima il sindaco di Rio Maggiore dire che è una abituale frequentatrice di sentieri. Io devo dire che personalmente lo sono un po' meno, però ho apprezzato molto il salto di qualità che sulla stato di manutenzione di sentieri ha prodotto l'adozione del sistema dei manutentori in sostituzione del sistema degli appalti per gli sfalci, che non ha dato sicuramente i risultati che abbiamo ora. Non sono un gran frequentatore di sentieri, ma sono un assiduo frequentatore del mare, e vi posso dire che lì abbiamo dei grossi problemi, perché nelle 5 terre non esiste un impianto di depurazione, perché chi va per mare per diletto come me le cose le vede, le sa, perché mi dicono gli operatori del mare che faticano a trovare zone dove si può portare, diciamo, il cliente a fare il bagno senza fare brutte figure. Il sentiero Manarola Corniglia è chiuso, e questo è un altro problema grosso che abbiamo. Ma diciamo, questo, e questi sono problemi. Ma il discorso della CEZ, diciamo, presenta, è una buona iniziativa, è una cosa nella quale tutti dobbiamo credere, va portata avanti, e speriamo che ci porti a dei buoni risultati. Ecco, ho finito. Grazie Gianni, anche delle puntualizzazioni sul mare. Sappi che è appena stato concluso lo studio di prefattibilità ambientale di tutta la depurazione delle 5 terre nei vari scenari. A breve ci sarà un incontro con tutti i sindaci e sarà il momento in cui potremo poi cominciare a interloquire per capire qual è la soluzione, diciamo, sostenibile sia da un punto di vista ambientale che economico, perché tu sai meglio di me, sei del mestiere, spesso le soluzioni, diciamo, che ci piacciono di più sono insostenibili proprio economicamente, proprio per i costi che possono avere. Io credo, guardando così in anteprima quello studio, che ci sono delle soluzioni interessanti che daranno una soluzione definitiva al problema che tu dicevi, ma ovviamente se accompagnate anche da una rivisitazione della rete di distribuzione, perché non ci possiamo permettere di avere fognature miste, no? Altrimenti gli impianti poi vengono dilavati e non funzionano. Quindi è una cosa complessa, mi pare che mai come in questo momento siamo di fronte a una soluzione e anche alla possibilità di poter accedere attraverso il PNRR alle risorse necessarie per poter arrivare a questo risultato. Chiaramente il parco fa da coordinatore di un tavolo istituzionale tecnico, non è l'ente attuatore, non è l'ente di riferimento, però chi partecipa a questo tavolo ha condiviso, diciamo, questa impostazione, e quindi non ti dico che abbiamo una soluzione in tasca, ma mai come in questo momento siamo vicini a quella che è l'individuazione di una programmazione e l'inizio veramente di quello che è il risultato più atteso, no? Perché è inutile nasconderci, se riusciamo a ottenere questo risultato, tutti noi abbiamo fatto il nostro lavoro. L'accesso è complementare, fa altre cose che aiuta. Però il parco attraverso la CEZ, i comuni attraverso la CET, operano per arrivare alla risoluzione di questo,
di questo problema che è molto complesso. Darei la parola a Eugenio Bordone, che ti ho detto prima, Eugenio, noi siamo il parco di riferimento per il Ministero per attivare per primi la CES 3. Tu sei uno di quegli operatori che ha già espresso la volontà di percorrere, no, questa metodologia, quindi ti do volentieri la parola, e che tu hai già avuto modo di essere formato, no, su questa iniziativa, e magari ci dai le tue impressioni su come l'hai vista, su come secondo te può essere utile a completare questo mosaico di sostenibilità. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito, spero che mi sentiate discretamente, perché a volte ho dei problemi audio anch'io. Sì, io sono rappresentante, diciamo, sono titolare, rappresentante della categoria dei tour operator, agenzie di viaggio, che purtroppo è probabilmente la categoria economica più colpita del turismo organizzato, è una delle categorie economiche più colpite in assoluto dalla pandemia, però offre, diciamo, un punto di vista particolare, diciamo, in parte diverso da tanti altri operatori economici. E questo perché? Perché per la natura del nostro lavoro noi dobbiamo sviluppare una serie di capacità che vanno dall'ovvia, non scontata, ma necessaria, conoscenza dei territori, la conoscenza delle leggi, diciamo, che regolano le attività di viaggio, che necessita di un continuo aggiornamento, le dinamiche turistiche, le dinamiche della domanda, che sono sempre molto più importanti, dall'avvento di internet in poi, il lato della domanda è la domanda che fa il turismo, diciamo, non come una volta, eravamo come il tour operator di una volta o le grandi mete turistiche, e ha bisogno ovviamente di conoscere gli attori economici e gli attori istituzionali, per cui questa complementarità di caratteristiche ci offre, ci forma, diciamo, ci dà delle capacità per avere un giudizio forse un pochino più articolato. E la CES 3 è uno strumento che ha il focus proprio per questo motivo, probabilmente sui tour operator, perché sono quelle entità economiche che hanno una visione più di insieme, delle dinamiche turistiche di una meta. Per cui l'adozione di una carta dedicata, in cui ci sono ovviamente tutta una serie di attività e di finalità da raggiungere, attività da svolgere, attività e finalità da raggiungere, ci ha molto colpito positivamente, e il Parco Nazionale sicuramente delle Cinque Terre credo che possa essere un esempio anche per le altre zone protette di questo tipo di attività. In particolare perché? Perché le Cinque Terre assommano delle caratteristiche molto particolari, che già prima ho sentito citare il fenomeno che tutti conosciamo ovviamente dell'overturismo, che fino al 2019 aveva afflitto in certi periodi, in certe zone, l'area delle Cinque Terre, che non si sa quando, ma sicuramente tornerà, perché queste forze economiche che esistono, che della domanda, non possono essere bloccate. Allora questo è un'occasione per riflettere su come agire, come affrontare queste difficoltà che si ripresenteranno in futuro. Si deve ragionare, secondo me, in un'ottica un pochino più ampia, proprio perché è la domanda che fa la meta turistica, cioè è il desiderio delle persone, le passioni delle persone che determinano il modo di viaggiare delle persone. Per cui, ecco, per esempio, io farei un ragionamento sulla logistica, una logistica che non può essere chiusa solamente nei tre comuni dei Cinque Terre. Abbiamo per esempio i bus turistici, perché non fare una piattaforma unica tra La Spezia, Rio Maggiore, Monterosso e Levanto, che possa permettere a questi operatori di defluire in maniera più ragionevole e più gentile nei confronti del territorio. Ma soprattutto, siccome è vero che esiste il turismo organizzato, ma
se andiamo a analizzare i numeri che facevano le 5 Terre, 3 milioni, 3 milioni e mezzo nel 2019, se andiamo a analizzare i numeri, comunque buona maggioranza del turismo era un turismo individuale, cioè non organizzato, tutto ciò che non è organizzato. Ecco, in quest'ottica l'attività culturale, cioè di andare a colpire l'immaginario delle persone, secondo me è molto importante. Per cui le istituzioni, sia quelle rappresentative che il Parco Nazionale, a mio avviso dovrebbero, proprio per evitare quel fenomeno di imbuto molto negativo di consumo del territorio in alcune zone, in alcuni periodi, di andare a elaborare delle sinergie tra istituzioni e territori e attività economiche dei territori, diciamo, della provincia, in modo che questa domanda non si concentri solamente su zone limitate in periodi di picco, ma che si possa, anche in periodi di picco, ma soprattutto si possa ampliare ad un periodo, ad una stagione più ampia, in modo da poter drenare queste forze che vanno a consumare il suolo tanto delicato delle Cinque Terre. Per cui la CEZ 3 può essere uno strumento di valorizzazione tramite l'apporto parziale ma importante dei tour operator in quanto conoscitori di vari aspetti dell'economia turistica. Io ho aderito dall'inizio e sono sempre più convinto della bontà di questo progetto. Mi auguro che possa essere implementato il più presto possibile. Grazie. Non so se posso intervenire o ci abbiamo la scaletta fissa. Siamo in chiusura, se è una cosa velocissima. Vai. Sì, volevo rassicurare sia il dottor Bordoni che Giovanni che il dottor Cappellini sul tema che hanno sollevato il tema dell'overtourism, che l'Istituto UNESCO sta portando proprio, ha iniziato da poco, un progetto. Naturalmente il progetto è stato condiviso con tutte le amministrazioni, è stato scelto da tutte le amministrazioni che fanno parte dell'Istituto UNESCO. Stiamo facendo l'analisi della capacità di carico turistico del territorio, proprio per le problematiche che avete ampiamente rappresentato. Quindi siamo partiti con questa analisi. Tra l'altro a breve partirà anche, perché lo studio sulla capacità di carico turistico di territorio ha moltissimi parametri e fattori che vanno a definire qual è la capacità di carico di un territorio, e che naturalmente sono fattori anche oggettivi e numerici, ma un fattore importante è dato, come diceva il dottor Cappellini, dall'aspetto psicologico del residente che non ha strutture ricettive, del residente che lavora grazie al proprio territorio, l'impressione del turismo e quindi varie tipologie di turisti, come ha detto il dottor Bordone, singolo, organizzato, eccetera. E siamo per partire proprio in quest'estate fino a settembre con una campagna sul territorio, quindi probabilmente verrete anche coinvolti direttamente, con proprio delle interviste a persone che vivono nel nostro territorio, che operano sul nostro territorio, e con l'invio di questionari che speriamo vengano compilati il più dettagliatamente possibile, per avere poi un ritorno per poi completare il quadro delle nostre analisi. Ecco, volevo solo dire questo. Prego. Siamo in chiusura, ricordo comunque gli stati generali del turismo il 20 settembre, quindi avremo tutti l'occasione di partecipare e di mettere a sistema tutte le iniziative. Sarà un'iniziativa molto, molto interessante a livello nazionale, quindi ci sarà la partecipazione di esperti che quindi ci aiuteranno anche a capire meglio i nostri problemi. Enrica, se vuoi ripetere come possono partecipare e trasmettere le loro osservazioni, a quale indirizzo, e poi diciamo anche che grazie al suggerimento tuo faremo un'email dedicata alla CEZ, di modo che tutta la corrispondenza CEZ arriverà a quell'indirizzo mail. Vai Enrico. In realtà mi cogli in contropiede, facciamo così, che l'indirizzo a cui possono essere mandate le osservazioni lo pubblichiamo sul sito, o lo rimandiamo agli indirizzi di coloro che si sono collegati. Va bene? Va benissimo. A questo punto io vi saluto, vi ringrazio.
Ci vediamo dopo le visite ispettive, sperando con un risultato positivo per tutti e con la voglia di aggiornare la nostra carta e con nuove cose da raccontare. Grazie, alla prossima. Ciao. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci a tutti. Ciao.